Lo sappiamo che Gesù è presente nella nostra vita perché è risorto e ha scelto diversi modi per rendersi presenti. Per esempio l'Eucaristia. Siamo qui apposta a incontrare Gesù nell'Eucaristia, nella parola di Dio. Ma c'è un modo che forse è molto importante da riscoprire oggi, perché in chiesa non ci viene più nessuno, è vero? E allora come si fa a incontrare Gesù se non vieni in chiesa o non leggi mai la parola di Dio? Ecco, Gesù è in mezzo a noi. Ecco, cosa ha detto? Dove due o più sono uniti nel mio nome, che vuol dire nel mio amore, nel mio stile, nel mio voler far comunità, ecco che c'è la presenza di Gesù. E questa presenza è possibile averla con un ateo, con uno credente, con uno che non viene in chiesa. Ecco, vedete come questa presenza di Gesù è una presenza adatta per i tempi di oggi. Ecco, e ci vogliono persone che testimoniano questa presenza di Gesù. E per quello che anche ero contento quando una persona della comunità mi ha proposto di fare questa messa, ecco, anche ricordando Giuseppina, perché io l'avevo conosciuta come una persona che credeva a questo valore della presenza di Gesù in mezzo a noi. Con semplicità ha cercato di vivere questo. Vedete, già conoscevo Don Nino Bergesio e il diacono Fernando da tanti anni, perché come voi sapete io partecipo al movimento dei focolari, ci vedevamo tutti i lunedì e Don Nino faceva sempre le sue battute simpatiche, ecco. E poi quando sono venuto qui l'amicizia con Don Beppe, con Don Martino, e così ho conosciuto anche Giusy. Ma quando sono andato al suo funerale è stata una bellissima omelia di Don Martino che presto mi verrà data, meno male. E anche un altro scritto, che è questo qui, che è stato fatto dalla moglie del diacono che c'era sabato scorso. Vi ricordate che sabato scorso c'era il diacono di Casal Borgone? C'è sua moglie che ha scritto questa cosa. E mi è piaciuto così tanto, ve la leggo. Giusy, ecco, Giuseppina, tutti la chiamavano Giusy, è partita per il cielo il 7 maggio 2020, un po' troppo giovane. Aveva conosciuto il movimento dei focolari nel 1983 dal suo parroco Don Nino Bergesio. Con lui aveva iniziato a frequentare le giornate a Vallo e nel 1985 per la prima volta ha partecipato a un incontro della parola di vita con Don Nino, col diacono Fernando e Floriana, sua sposa. Molte persone si sono aggiunte a quel primo gruppetto, altre hanno poi abbandonato, ma la sua presenza nel gruppo ancora vivo oggi non è mai mancata, fino all'ultimo incontro tenuto a gennaio 2020, animando sempre il gruppo, riportando l'attenzione sul significato della parola. Che bello, era innamorata della parola di Dio. Da subito ha colto l'importanza della vocazione del movimento dei focolari per il tempo di oggi, costruire dialogo e unità nella Chiesa e nella società. E si è buttata con entusiasmo a vivere questa vocazione in tutti gli ambienti che frequentava. Sentendo la necessità di andare più a fondo, ha iniziato un percorso di formazione che l'ha portata a diventare animatrice del movimento parrocchiale dei focolari. Per anni si è incontrata regolarmente per la promozione spirituale con Floriana, Fernando, Don Nino, ed è diventata una necessità per lei confrontarci sempre e stabilire la presenza di Gesù tra loro prima di ogni decisione da prendere in parrocchia. Ecco, questo già mi piaceva. Prima di prendere una decisione mettiamo Gesù in mezzo. Bello, Non facciamo niente se non c'è Gesù in mezzo, se non c'è l'unità. Perché qualsiasi cosa che facciamo, cosa succede? Crollerebbe. Non lo diciamo sempre. E quindi quella è la prima cosa che noi cerchiamo di fare, no? Non sono cose strane, sono cose che viviamo tutti. Negli anni 90, poi, il gruppo del movimento parrocchiale è aumentato di numero, ma lei è stata riferimento di tutti, come perno anche del gruppo. Ha vissuto la scelta di mettere Dio al primo posto e di cercare di vedere Gesù in tutti, con apertura,
e quando qualcuno le chiedeva perché fai così, lo raccontava, anche parlava. Così, belle ste parole della Patrizia. Nella parrocchia di Castiglione ha donato anche dei giovani per fare con loro il gruppo della parola di vita. La sua è stata una passione per la Chiesa a tutti gli effetti. Amava la sua parrocchia. Si è impegnata come animatrice di ragazzi e giovani. Per anni ha organizzato i campi estivi e si è occupata dell'animazione dei centri estivi, l'estate ragazzi, che a Castiglione radunava centinaia di ragazzi, collaborando con Don Nino, con Don Beppe, con Don Martino. E il suo impegno a servizio della parrocchia è stato sempre massimo. È entrata anche a far parte di un gruppo che si chiama Matteo 25, a sostegno delle famiglie di ragazzi disabili. Personalmente andava a prendere i ragazzi quando si organizzavano delle feste e se l'auto non bastavano faceva anche più giri per riuscire a farle arrivare tutti. Anche qualche volta passava un po' di tempo con loro a casa per dare un po' di respiro ai genitori, che magari questi genitori hanno questi ragazzi sempre, è anche faticoso. Organizzava gite, appassionava i giovani a impegnarsi con questi ragazzi. Negli scorsi anni il parroco Don Martino, per il periodo in cui era impegnato con i campi estivi, chiamava un sacerdote proveniente dal Camerun, padre Aristide. Si è stabilito anche con lui una bellissima intesa e padre Aristide ha partecipato agli incontri della parola di vita e voleva ricevere da Giuseppina una cosa che si chiama il passaparola, un pensiero spirituale ogni giorno per aiutarci a vivere la giornata nell'amore evangelico. Spesso le confidava che era proprio quella frasetta che riceveva a ispirarlo nei suoi incontri con i ragazzi del seminario, perché lui era formatore nel seminario, quindi quei seminaristi. Nonostante tutte queste attività, l'atteggiamento di Giusy è sempre stato molto semplice e umile. Non amava mettersi in mostra. Al termine della sua attività lavorativa, dopo una vita spesa con i bimbi della scuola materna, dove ha sempre cercato di seminare pace e armonia sia con i bimbi che con i colleghi, che quello non è sempre facilissimo, appena andata in pensione il papà si ammala e insieme a sua sorella vi siete occupati del vostro papà. Dopo la partenza del papà va a vivere vicino alla parrocchia e così forse poteva andare ancora di più a dare una mano. Avendo del tempo a disposizione decide anche di dedicarsi al volontariato al Cottolengo, dove anche sua sorella presta servizio. E poi vediamo i problemi di salute da febbraio, non sto a sottolinearli, che purtroppo sono stati molto veloci. Ecco che leggo solo un messaggio che lei aveva scritto con questi telefonini, che delle volte si mandano questi messaggi, no? Spirituali. E allora c'era quella frase del passaparola. E c'era un giorno la frase diceva così: credere che l'amore ci rende felici. E sembra che lei abbia commentato così: l'amore che ci rende felici è l'amore che viene da Dio e agisce attraverso di noi. È il nostro cibo, il nostro equilibrio, la nostra gioia, il nostro vivere. E magari anche quando uno non sta tanto bene, anche scrivere delle frasi così vuol dire che un po' di fede ce l'ha forse. Ecco, sembra, conclude: grazie Giusy per il tuo esempio di Vangelo vissuto. Vedete, vivere il Vangelo non è fare cose strane, missionari, chissà dove, ma è cercare di vivere questo amore nelle piccole cose, di costruire la comunione, di mettere la presenza di Gesù in mezzo a noi, quelle cose che cercate di fare tutti i giorni anche voi, eh? Ognuno di voi è una piccola Giusy, eh? E mi ha colpito moltissimo la testimonianza di Don Martino durante l'omelia.
Mi ricordo queste frasi che dice Don Martino, che a volte ci sono dei parrocchiani, questo capita solo a Castiglione ma non a San Raffaele, che sentono la parrocchia come casa mia, nel senso che io sono qui padrone, comando io, si fa tutto come dico io, qui non succede mai, no? Però può capitare quello. Invece dice che Giusi non sentiva la parrocchia come casa sua, ma come la casa di tutti, dove io mi metto a servizio, ma non voglio comandare. Ecco, che bello questo atteggiamento, impariamo. Anche che qualche volta avevano fatto dei bei colloqui e lei le aveva raccontato la sua vocazione. Ma come vocazione? Tu hai fatto una vita così normale, il lavoro, la famiglia, la parrocchia, che vocazione è? È proprio lì, la mia vocazione è vivere dove Dio mi ha seminato, ecco. Costruire la comunità, la comunione nella mia famiglia, nel mio lavoro, nella mia parrocchia. Che bello sentire questo come una chiamata di Dio, C'è bisogno di persone che sentano la comunità come una chiamata di Dio. Che bello questa cosa qui, Direi che possiamo ringraziare, no? Di questo commento che ci viene stato attraverso la vita di questa persona al Vangelo. Ecco, è possibile ancora oggi vivere perché Gesù sia presente in mezzo a noi. Basta un po' di semplicità, di mettersi a servizio, di umiltà, non metterci troppo in mossa, non volere comandare, ma esserci. Ecco. La nostra parrocchia, devo dire, anche Castagneto, c'è tante persone così, Vi ringrazio tanto, siete per me un sostegno, un insegnamento grande. Sia lodato Gesù Cristo.